Quello che non so se hai voglia, forse a questo punto è, diciamo, dopo le cose, il tuo intervento è più calza perfettamente. Sì, così no, sarò veramente brevissima, anche avevo provato un intervento di 30 minuti, ma forse scherzo. Però allora, però fatemi dire subito, velocemente, perché immagino che anche voi, se fosse stati nei miei panni, l'avreste fatto, che non posso nascondere che oggi provo grande emozione, essendo stata questa per 5 anni anche la mia casa, e la ricordo con gioia, e soprattutto approfitto di questa occasione per ringraziare il professore Fantozzi, che è stato per me una fonte di insegnamento alla quale faccio riferimento in ogni circostanza nella quale ho necessità di conforto. È un ricordo, ricordo con grande gioia tutto quello che ho appreso qui, molte volte determinato anche le mie scelte e il mio impegno politico istituzionale. Quindi è stato un percorso, quello dei miei studi universitari, che mi ha segnato molto, che è stato incidente anche nelle mie scelte. Non l'abbiamo invitata per io ci avevo a sospettare. Aggiungo solo ricordando che nella prima seduta di Consiglio regionale utile, quando il Consiglio regionale calabrese si è insediato il 10 gennaio del 2015, su mia proposta fu approvato un emendamento allo statuto che impone l'obbligo nella composizione della giunta di rispettare una presenza di genere non inferiore al 30%. Quindi da allora ad oggi e per il futuro prossimo i governatori e i presidenti di regione saranno obbligati nella formazione, nella composizione della giunta regionale, a tenere conto di una presenza di genere che non sia inferiore, che può essere uno piuttosto che l'altro, inferiore al 30%. Questo è già stato un passaggio molto significativo, perché noi siamo state, la Calabria, fra le prime regioni d'Italia ad introdurre una riforma addirittura nella nostra carta costituzionale, che è appunto il nostro statuto. Io adesso non saprei spiegare come mai questo mio emendamento allora passò, perché colti alla sprovvista, perché erano tutti emozionati per la seduta di insegnamento, non se ne sono accorti. Diciamo, di quello che qualche mese dopo, con la legge del Rio, scatta la stessa regola sui comuni, dove c'è nella giunta l'obbligo del 40%. Del 40%. Io ho dovuto contrattare sui comuni, assolutamente sì. E voglio anche sottolineare che prima di qualche tempo fa il tema del quale oggi noi stiamo discutendo, quello della democrazia paritaria in Calabria, veniva affrontato, questo è almeno quello che io ho percepito, direi quasi con cautela, voce bassa, sottotono, come se si trattasse di un tema che potesse offendere di lesa maestà nei confronti di qualcuno, come se non fosse un tema orecchiabile. Come se non fosse invece un tema fondamentale per la vita democratica della nostra regione. E bisogna riconoscere che anche per quello che è avvenuto in questa legislatura regionale, che ha alzato il livello della proposta e dell'iniziativa, il tema ha cominciato ad avere una sua popolarità, una maggiore evidenza pubblica, hanno cominciato a parlarne non solo gli studiosi, gli addetti ai lavori, piuttosto che i movimenti specifici femminili, ma hanno iniziato a parlarne i cittadini e le cittadine calabresi, ovunque, per le strade delle nostre città, nei bar, davanti un'edicola, sui luoghi di lavoro, nelle scuole. E hanno rilevando la arretratezza e l'inadeguatezza della Calabria su questo tema rispetto ai paesi di democrazia più avanzati. Io per citare pochissimi dati, veramente, sulla presenza femminile nella vita istituzionale di questa regione, in 50 anni di regionalismo, quindi dalla nascita dell'istituzione regionale ad oggi, su un totale di 480 consiglieri regionali, la Calabria ha eletto solo 13 donne, cioè il 2,7%. Di queste donne nessuna è stata mai riconfermata, mai rieletta, quasi che la loro elezione fosse avvenuta per un incidente o per sbaglio, per una svista, confermando quanto non solo per le donne è difficile entrare, ma è difficile restare, a differenza dei colleghi consiglieri uomini, i quali hanno alle spalle, molti di loro, numerose legislature, e alcuni siedono tra i banchi di quel consiglio da oltre 20 anni. Quindi si tratta
questi pochissimi dati, ma sono cifre che raccontano le difficoltà delle donne in Calabria ad accedere alle cariche elettive, difficoltà che negli anni non si sono affievolite, ma sono anzi cresciute. Io sono la prova e la testimonianza di come in Calabria, essendo io l'unica donna consigliere regionale, il percorso per l'affermazione del principio di democrazia paritaria sia un percorso ancora incompiuto. Poco più di un mese fa, come qualcuno ha ricordato, il 15 aprile il Consiglio si è riunito per discutere la proposta di legge che introduce la doppia preferenza di genere nel sistema elettorale calabrese. La proposta di legge che porta la mia unica firma, nessun altro collega consigliere regionale ha abbinato la propria firma alla mia. Arriva in aula la proposta di legge, quindi alla discussione del Consiglio, dopo 4 anni dalla sua approvazione nell'apposita commissione consigliare competente, quindi dopo lunghi 4 anni. Il tempo trascorso dalla sua approvazione nella commissione fino all'approdo in aula testimonia che l'iter è stato un cammino irto di ostacoli, carico di variegati umori e di resistenze che ne hanno inibito e ne hanno rallentato volutamente il percorso. In questi anni, ovviamente in questi 4 anni, non mi sono limitata ad impostare la proposta di legge, ma mi sono sempre prodigata a spiegarne il valore, i contenuti e tutti quelli che hanno avuto anche la curiosità di sapere e di condividere, e non ho mancato di farlo in particolar modo in specifiche occasioni di incontro e di confronto con i miei colleghi consiglieri regionali, nella speranza di esercitare su di loro una pressione positiva che li spingesse a superare i propri egoismi e convincimenti personali e invece a prestare orecchio e guardare agli interessi e alle aspettative dei cittadini e delle cittadine calabresi. Mi limito ad entrare brevemente nel merito della proposta di legge per sottolineare ancora una volta, e nei diversi interventi di me hanno preceduto questo è emerso, ma è ovvio che c'è ancora una difficoltà anche dell'elettore a comprendere come funziona questo meccanismo di voto, pur utilizzandolo, che il meccanismo che il provvedimento introduce non è uno strumento forzoso, non costruisce nemmeno quote e riserve indiane, non è il frutto di una rivendicazione corporativa e non vuole nemmeno realizzare un privilegio che le donne non vogliono, non desiderano e di cui non hanno tra l'altro neanche bisogno. La norma che introduce la doppia preferenza non ha neppure la pretesa di prefigurare e preannunciare il risultato elettorale, come qualcuno barando fra i miei colleghi, ad esempio, ha più volte sostenuto. Non crea nemmeno un'artificiosa alterazione della composizione della rappresentanza istituzionale e politica. Anche questo qualche volta è stato sostenuto al solo scopo di ritardare il cammino del provvedimento. Ancora, la proposta non comprime né condiziona le libere scelte degli elettori, al contrario io penso che le esalti. Si tratta di un disegno di legge che ha una finalità appunto promozionale, positiva, perché concede la facoltà all'elettore di esprimere semplicemente una seconda preferenza. Quindi costituisce una possibilità aggiuntiva, non per nulla obbligatoria o coattiva. Il risultato elettorale in questo caso non sarebbe effetto della legge, ma delle libere scelte degli elettori. Non è dunque un'offesa per nessuno, non è nemmeno un dispetto, ma costituisce piuttosto, io penso, un vantaggio per la Calabria. Sono sempre stata convinta, e lo sono ancora di più oggi che ho l'onore di ricoprire il ruolo di consigliere regionale, che adottare meccanismi legislativi che promuovono l'accesso delle donne alle cariche elettive ha come esclusivo obiettivo quello di qualificare e ampliare l'impegno e la partecipazione alla vita democratica e politica della nostra regione. Niente di più, non ci sono trucchi, non ci sono inganni, non è un fatto di quantità, è un fatto appunto di qualità della democrazia. Questo lo sostengo nel pieno convincimento che il rinnovamento di cui tanto hanno bisogno le istituzioni passa anche da una maggiore e magari compiuta democrazia paritaria e nel convincimento che una piena cittadinanza politica alle donne rappresenta una precondizione di crescita civile, sociale, culturale e politica della nostra regione e che la partecipazione e l'impegno delle donne sia un contributo
irrinunciabile di cui la Calabria non vuole e non può più fare a meno. Quindi, tuttavia, il triste epilogo della seduta di quel consiglio regionale, quello del 15 aprile, è noto a tutti, così spiego anche le resistenze che ci sono state. Perché le resistenze e le ostilità che hanno prima ritardato l'approdo in aula della proposta di legge si sono mantenute ben salde, tant'è che la proposta di legge, dopo 4 anni, dopo il suo arrivo e la sua discussione in aula, è stata bocciata. Resistenze che, sommate all'angoscia ed al tormento di perdere anche una piccola quota di potere politico, sono resistenze che affondano le radici in un retroterra culturale maschilista che rappresenta una vera e propria barriera architettonica e che si è rivelata trasversale, va oltre l'appartenenza partitico-ideologica, quindi è un sentimento che non fa distinzione rispetto all'appartenenza di un consigliere regionale ad uno specifico movimento politico, oltrepassa il grado di istruzione ed è persino indipendente dall'età anagrafica, perché nel consiglio regionale calabrese attuale vi sono colleghi consiglieri regionali che hanno la mia età, io ho 40 anni, confesso, e dunque diciamo relativamente giovani, che avrebbero dovuto piuttosto avere un sentimento diverso, almeno è quello che ci si aspettava. Invece questo sentimento maschilista è appunto diciamo trasversale persino all'età anagrafica. Una fotografia quindi quella che ho descritto, che suggerirebbe di rinunciare o quantomeno di retrocedere rispetto all'insistenza di riportare in aula la proposta di legge, che ovviamente è quello che io farò. Ma io sapevo sin dall'inizio che non sarebbe bastato tracciare una strada immaginando che anche gli altri l'avrebbero seguita. In questi 4 anni ho fatto la mia parte e continuerò a farlo almeno fino a conclusione di questa legislatura. L'ho fatto perché ci credevo e ci credo e perché penso che le donne da tempo hanno smesso di stare in disparte, dietro le quinte, affacciate alla finestra a guardare e hanno invece deciso di essere protagoniste della vita politica e istituzionale di questa regione. È un desiderio più che legittimo, che non può essere ignorato, non può essere deluso e né tantomeno può essere negato. Per quanto mi riguarda, ovviamente nella mia funzione di consigliere regionale continuerò a lavorare ed impegnarmi perché questa aspirazione, questo desiderio possa essere soddisfatto, e ritengo anche che l'iniziativa che si è realizzata oggi sia una tappa significativa di questo percorso e di questi itinerari che dobbiamo intraprendere e perseguire. E ovviamente lo faremo, lo farò non certo per un interesse personale, neppure di una sola parte, questo sarebbe davvero poca cosa, continuerò a farlo ritenendolo un interesse della Calabria e dei cittadini calabresi. Ovviamente se i ragazzi mi vorranno fare anche delle domande personali, io sono a vostra disposizione. Whatever.